Aggiornamento Vasca agosto 2022. Pavona cactus non bellissima, dietro c'è la spugna rossa dai Caraibi, si sta riprendendo. Questa è una Pocillopora tricolor, questa è una acropora, sta andando abbastanza bene, dalla base sta facendo nuovi getti. Quella verde è una montipora verde. Qui abbiamo un molle. Qui ho messo questa gorgonia con le exenie. Lì c'è un'eufilia. Qui c'è la tridacna che sta crescendo molto. Una micromussa. La Duncano Spamia, per ora ancora solo due calici, polipi. Qui molto bene la montipora confusa, rossa, che in realtà è rosa poi. Quest'altra non cresce molto bene ancora. Qui c'è una piccola talea di una acropora, vedremo se riuscirà a crescere. Qui un'altra montipora digitata azzurra, questa è una gemmifera che è ferma da un sacco, ha continuato a colare, forse ora sembra che stia per partire. Questa è la Forest Fire che non è proprio bellissima, però in realtà sta crescendo. Questa è la più... è quella che cresce meglio per ora in vasca, l'Acropora Loisette, che nella mia vasca è verde con le punte azzurre. Sta crescendo davvero molto. Un'altra montipora verde. Qui ho delle Zoanthus. Questa è la Fimbria filia, che era eufilia, è stata riclassificata, si chiama Fimbria filia yamamensis. Questa è un'echinofilia calice, Chelys. Molto bella. Questa è un'altra, forse Glabrescens, che è sempre abbastanza triste. Speriamo che si riprenda. E ora mi sta crescendo la Bubble Algae, purtroppo. Questa è un'anacropora che un tempo era molto più colorata, più verde, gialla, adesso è abbastanza bianchiccia. Qui c'era una bellissima cifastrea meteor shower che purtroppo mi è morta. Quando c'è stato un picco di fosfati. Questa è una calaustrea, si sta dividendo molto bella. Questa ho dei molli. Il Lobophyton. Una spugna aperta di cianobatteri, una micromussa, secondo me bellissima. Questa e le alghe coralline stanno crescendo davvero bene. E qui c'è il Briareum. Adesso vediamo sotto. Sotto ho questa pompa dosimetrica Dupla Marine. Con Balling della Fauna Marine, KH Calcio Magnesio e poi ho appena messo Aqua Forest NP Pro che sarebbe carbonio per nutrimento per i batteri che ho iniziato a dosare, vedremo se miglioreranno gli inquinanti perché ho sempre avuto i nitrati a 2 più o meno e 0 i fosfati, vediamo se riusciamo ad aggiustare. Qui ho il Refugium con qualche tipo diverso di alga e una Tunse apposita per Refugium installata. La pompa di risalita è una Sicce, 6.000 litri ora mi sembra. Deltec 600i, mi trovo benissimo. Poi il riscaldatore è della
Newa forse se non erro. Lì ho una calza filtrante che cambio 2 volte a settimana. Qui c'è il rabocco dell'acqua. E poi ho aggiunto recentemente un po' di cannolicchi per aiutare appunto la filtrazione batterica. E questo è tutto. Ah, e poi come pompe di movimento ho le Hydor Coralia Smart Wave. Sentite quando cambia da una all'altra fa abbastanza rumore, non sono il massimo, però per 120 euro, 2 più la centralina, direi che è molto meglio che, non so, le Nero a 250-200 euro, nonostante siano eccezionali. Prima o poi le cambierò. E questo è tutto. Dall'alto è così.